L'ottimista con Ennio Doris. Se c'era un appuntamento che non poteva saltare il 31 dicembre, alla fine di un anno complesso, come ben sappiamo, e alla vigilia di un anno a cui chiediamo e chiederemo tantissimo, l'ottimista Ennio Doris, buongiorno, buon anno, auguri, auguroni. Buongiorno a lei, buon anno a tutti, telespettatori, ascoltatori. Auguri, auguri. Allora, Ennio Doris, come facciamo a iniziare un anno in modo ottimistico e positivo ai nostri ascoltatori? Guarda, intanto ricordiamo una cosa almeno molto buona di quest'anno che sta passando, e voglio riportarvi il dato di un giovane oncologo americano di Boston che si chiama James J. Bredner, che ha scoperto una molecola che sta avendo effetti molto molto positivi sui topi, per alcuni tipi di cancro. Bene, questo giovane oncologo ha deciso di non brevettare questa molecola, che gli avrebbe fruttato alcuni milioni di dollari, per metterla a disposizione di tutti i centri di ricerca in maniera da accelerare la possibilità di arrivare a guarire anche l'essere umano. E questa è una cosa bellissima. Ci sono persone al mondo che veramente si dedicano anima e corpo cercando solo la soddisfazione di aver fatto qualcosa di utile. Si chiama James J. Bredner e c'è una sua intervista di una decina di minuti su YouTube. Questa è la prima cosa. Poi, l'anno nuovo. Allora, pensare alle cose vecchie e, diciamo, sbagliate che non sono andate non serve a niente. L'anno nuovo, noi sappiamo che l'economia nel mondo crescerà, sono previsioni del Fondo Monetario, questo aiuterà le nostre esportazioni. E poi vedremo che anche tutte le aziende che lavorano per l'interno, speriamo che vadano un po' meglio. Ovviamente. Signor Doris, noi ci siamo divertiti a chiacchierare, lo si fa ogni fine anno naturalmente con i nostri ascoltatori, che per noi sono i VNP, Very Normal People. Abbiamo chiesto il personaggio del 2012, tanti nomi diversi, tante situazioni diverse. Se le dovessimo chiedere la stessa cosa, abbiamo dedicato questa nostra linea diretta a Rita Levi Montalcini, che abbiamo salutato proprio ieri. Ecco, un personaggio che può essere anche naturalmente un fatto, io per esempio ho votato Twitter, tanto per capirci. Lei chi voterebbe? È chiaro che la rivoluzione tecnologica, anche dei social network come Facebook e Twitter, che con 140 caratteri ti consente di comunicare con tutto il mondo. Allora, Twitter può essere considerato il personaggio del 2012, ma io sottolineerei di nuovo James J. Bredner, quello che ho citato, che è alla maggior parte sconosciuto, ma non per questo non merita di essere il personaggio del 2012 come simbolo di qualcuno che fa ricerca, di uno scienziato, e lo fa per amore delle persone e dell'umanità, rinunciando a diventare ricco. Ecco, io nominerei lui uomo dell'anno. J. Bredner. Certamente. Ennio Doris, cosa fa stasera di bello? Io stasera ceno con gli amici della mia infanzia. Che bello. Che ho invitato a casa mia qua in Veneto, e ceno con loro come tutti gli anni, perché mi piace affondare le radici nel passato e ricordare le amicizie che superano i decenni e anche i secoli. E allora divertitevi, buon anno, lunedì prossimo se vorrà saremo qui, ci ritroveremo, ormai anno ben iniziato, se ne saranno andate tutte le feste anche con la Befana. Auguroni. Buon volentieri e tantissimi auguri a tutti quanti. Grazie, buon anno. Buon anno.